qua i baci e abbracci con gli operai impiegati che magari non vedo da 20 anni, che ci rivediamo, ma siamo veramente una famiglia. Ricordi, emozioni e applausi ieri sera al cinema Loreto di Pesaro per la proiezione della Grande Pica, il docufilm della regista Federica Petruccioli, finanziato dallo SPI CGIL di Pesaro Urbino e dal Ministero della Cultura con il patrocinio di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Nel documentario di 61 minuti realizzato con il supporto della giornalista Claudia Marchionni è racchiusa una vicenda economica e umana raccontata dagli stessi protagonisti. Una storia straordinaria di due imprenditori illuminati, Wolframo Pierangeli e Claudio Cangiotti, che con la loro fornace poco fuori città, sulla strada per Urbino, proprio dove passava la linea gotica, hanno risollevato centinaia di famiglie e un intero territorio dalla distruzione della guerra e dalla miseria della Mezzadria. Le fortune sono grandi, perché io ci ho trascorso 60 anni della mia vita, quindi ho cominciato da ragazzino, che mio padre mi portava su in fabbrica anche la domenica mattina, perché quella volta si lavorava anche la domenica mattina, purtroppo. E quindi io volevo andare a giocare a pallone, mio padre invece non sentiva legge, dovevo andare con lui in fabbrica. E quindi ho visto, fin da bambino, ho visto la fatica che facevano gli operai a lavorare, e ho cominciato ad avere il grande rispetto per gli operai e per chi lavora. E dopodiché praticamente io sono entrato a 18 anni, sono entrato nel consiglio di amministrazione della Pica, e poi per 60 anni ho fatto il presidente o l'amministratore delegato della Pica. Insomma, praticamente è stata un po' la mia vita, è stata un esempio formidabile e straordinario di come concepire i rapporti aziendali, i rapporti fra le famiglie proprietarie, la famiglia Pierangeli, la famiglia Cangiotti e i dipendenti. Lavoratori che avevano la mensa quando altrove era una rarità, i premi di produzione, le feste del 25 aprile nella fabbrica aperta alle famiglie, le ore per le assemblee sindacali non decurtate dalla paga, i cantanti lirici che Pierangeli portava nei luoghi della fatica affinché anche i suoi operai potessero godere dell'incanto. Ma soprattutto alla Pica, nome che deriva dalle sillabe iniziali dei due cognomi, c'erano il rispetto per ogni persona a prescindere dalla mansione. Agli esordi, così come nelle fasi che hanno preceduto la chiusura definitiva nel 2020, l'orgoglio condiviso di contribuire al successo di una grande industria, lo spirito di appartenenza a una comunità produttiva, dove collega era sinonimo di amico. Siamo portati avanti come CGIL di Pesaro Urbino un progetto che abbiamo chiamato Progetto Memoria, che ha l'obiettivo di recuperare la memoria storica del lavoro della nostra provincia, e in questo caso centrale appunto è la storia della Pica, questa importante azienda pesarese che non c'è più e che comunque ha contribuito a costruire ed emancipare generazioni di lavoratori in questa provincia, che è stato, diciamo, una esperienza unica non solo nella nostra provincia ma anche nel nostro paese, che non è soltanto un'azienda fondata da due grandi personaggi, Pierangeli e Cangiotti, ma è anche una storia personale e collettiva unica, e che il documentario ha colto molto bene nel suo svilupparsi e nella sua nel suo senso, nel suo essere in qualche modo. Oggi la proiezione del documentario La Grande Pica, che cosa l'ha spinta a realizzare questo progetto? La Grande Pica è la storia della fornace Pica, ma soprattutto è la storia di una comunità, di un'industria che è stata fondamentale per il territorio pesarese, e è la storia di una generazione incredibile che ha ricostruito l'Italia un mattone alla volta. Per me è stato molto emozionante. Questo documentario intervista anche i dipendenti di questa azienda? Assolutamente, e il documentario, la scelta è stata quella di non avere un voice over e di utilizzare solamente le testimonianze dei dipendenti, dei figli dei fondatori e anche di tutte le persone che lavoravano nell'indotto della Pica, quindi trasportatori e oggi grande emozione. Sì.